Ma io questo lo pago. Vediamo. Non tanto. Non li pari in allenamento, ma in partita li paro. Grande, bravo. Quando Federico Dorni, parto dal nostro video emozionale di fine partita. Cosa mi dicevi che tu i rigori li pari solo in partita, quando vale, insomma. Sì, insomma, ieri hai fatto il video, non ho preso neanche uno, oggi mi sono tenuti per oggi. Hai fatto bene, allora cercheremo di ripetere questo rito anche. Allora, rigori ancora una volta decisivi per il Parma, rigori amici, abbiamo ancora Federico Adorni qua di fianco che ha un po' ipnotizzato gli attaccanti avversari, due li ha respinti, uno gliel'ha fatto tirare fuori, no? Ormai ci hai preso gusto, come dicevamo l'altro giorno in allenamento non ne pari uno, poi dopo te ne tieni per la partita. In realtà, ecco, come si diventa specialisti nel neutralizzare i calci di rigore? Ma io, a dire la verità, tante volte mi è capitato di vincere rigori anche in precedenza. Io mi trovo molto naturale, non so spiegarti questa domanda, un po', cioè non riesco a darti una risposta sincera e precisa, perché me lo sento proprio come distinto. A mia naturale. Quando mi sento il lato dove tira l'avversario ci vado e... Quindi non è un tuo lato preferito? No, va a sensazione.